Ciao a tutti! Allora, questo che vi mostro oggi vuole essere il mio primo video outfit e perché stamattina quando mi sono svegliata ero davvero felice dell'outfit che ero riuscita a mettere su e quindi volevo ricondividerlo con voi. Quindi adesso vedete l'outfit, buona visione e un bacio! Grazie! Ciao! Allora, vi mostro l'outfit. Questo spero mi si veda interamente, è la visione per intero. Io spero, non sono proprio una perfettissima modella, ma diciamo che vada bene. Allora, l'outfit sopra consiste in questa sciarpa che è di un bellissimo colore che adoro ed è molto voluminosa qui davanti, quindi la adoro per questo, e che è della Natura in realtà, non so, non mi ricordo bene dove l'ho comprata perché ce l'ho da tanto tempo, e poi in questo Montgomery che avete visto nel video haul, che se non avete visto vi lascio qui il link così ve lo andate a vedere. E praticamente questo è di Stefanelle e l'ho pagato 100, no, 99 euro su per giù invece di 189, quindi grande. E non è, cioè comunque è un ottimo Montgomery. Allora vi faccio vedere, ok, ora vi faccio vedere senza giubbotto. Allora, questo è l'outfit senza giubbotto. Questo che vedete sopra è un maglione che mi sembra sia di Zara, che ho comprato tantissimo tempo fa, che non uso tanto perché comunque è scomodo, perché arrivando a questa altezza non mi piace che la manica arrivi fino in fondo sotto, quindi non lo uso spesso, però oggi ho avuto l'occasione di metterlo perché comunque a Roma oggi fa piuttosto caldo per essere ancora inverno e quindi anche con la manica così non avevo freddo. Poi sotto, adesso mi levo questo aggeggio, ho questa maglietta della Gap, come lo volete dire, che ho comprato l'altro giorno e quindi si vede anche questa nel video haul di cui prima vi ho lasciato il link, ed è molto bella perché sta davanti a questo scollo a V con dei bottoncini e ha le maniche a tre quarti che io adoro, ed è semplice dietro, niente di che. Poi ho questi pantaloni, aspettate, ho questi jeans che sono della Levi's, che ho comprato anche questi in video outfit, sì. Ah, nel video haul, quindi anche questi si vedranno prima, ho messo un sacco di cose nuove oggi, e che li ho pagati 111 euro se non sbaglio, e sono molto belli perché sono comodi, perché sono elastici, non so come spiegarvelo, sono jeans ma sono elastici, quindi per me che ho le cosce abbastanza grandi sono veramente comodi, hanno questo colore scuro che anche se sulle cosce si schiarisce un po' dimagrisce, ho fatto la rima. E poi ai piedi, che ora vi faccio. Se mai vi metto una foto, ho questi stivaletti che sono della Logan, che ho pagato 129 euro e li ho comprati questi a un negozio a Via Nazionale sempre a Roma, e sono davvero belli, li volevo e questi sono quelli perfetti perché non riuscivo a trovarli non troppo volgari, che non salzasse la punta davanti o cose di questo genere, e quindi questo è vi faccio vedere adesso il trucco e i capelli come li ho acconciati. Intanto iniziamo dagli accessori. Allora, al collo ho il mio solito richiamo degli angeli che porto tutti i giorni, che fa rumore, non so se lo sentite, ok, vabbè, penso che sappiate il rumore che fa. Poi non porto né orecchini né bracciali, un po' perché stamattina facevo tardi a sceglierli e un po' perché comunque sono più è più comodo per me quando sono a scuola. E poi ho messo a metà della giornata, trovando nel mio astuccio, questo anello che è di Accessorize, che si è tutto rovinato, su cui c'è scritto Love, che mi piace tanto, quindi anche se si è un po' scolorito lo metto lo stesso, anche se mi colora tutto il dito, perché ovviamente le cose di Accessorize costano un botto e poi la loro qualità è veramente scarsa. Poi invece i capelli li ho acconciati in questo modo, ora non so come si vedranno in questo momento, ma stamattina erano più decenti, perché è una giornata molto piuttosto ventosa a Roma, quindi tutto che mi scompigliava, e quindi diciamo questo è quello che è rimasto, sono due semplicissime treccine perché devo lavare i capelli stasera, quindi non erano proprio decenti oggi, quindi ho cercato un modo per tenerli fermi, ma non penso di esserci riuscita, quindi ho fatto queste due treccine, molto semplici, che ho fermato con le forcine, che queste sono un po' sbrilluccicose nere, però molto classiche. Mentre poi in faccia, invece parlando del make-up, allora ho messo come tutte le mattine, come base prima la BB Cream della Kiko, nella colorazione 02, questa ve la faccio vedere non aperta, che no, non ve lo faccio vedere, che è questa qui, che si vede, diciamo, vabbè, è la solita BB Cream della Kiko, che vi ho fatto vedere anche questa nel video haul. Ok, poi ho messo sopra la cipria, io uso questa qui della Clinique nel colore 02 Neutral Fair, che ha la confezione fatta così, che si apre col pennellino sotto,
Ok. Poi ho utilizzato sulle guance questo blush della Catrice, che invece si trova nell'altro video review che provo a lasciarvi sempre il link qui. E questo qui è il blush nel colore 020 Peach Sorbet, che è molto bello, molto molto bello. Poi invece gli occhi li ho truccati, vabbè, mettendo la matita nera, io ho quella di H&M vecchissima, infatti devo ricomprarla, su sia la rima inferiore sia superiore. Poi ho messo, ecco, questa palettina non mi si apre, mi rovino ogni volta tutto lo smalto. Ho messo sugli occhi, ho cercato di fare, diciamo, una sfumatura, quindi ho messo più esternamente il colore più scuro e più internamente quello più chiaro, poi andandoli a sfumare più che altro il quello più scuro nella piega nell'occhio, di questa mini palettina della Catrice, sempre, nel colore 060 Night Rider is Calling. Spero di averlo letto bene questa volta, perché l'altra volta ho fatto un parecchio casino. E che, diciamo, era sul grigio, quindi stava bene col maglione che ora non porto più addosso. E poi infine sugli occhi ho messo il mascara nero, io uso questo qui, quello allungante, diciamo che fa il trattamento allungante della Kiko, e questo qui è lo scovolino, se voi riuscite a vederlo. Mi piace non tanto perché allunga le ciglia, perché non ne ho bisogno, perché le ho veramente troppo lunghe, anzi alcune volte mi sporco quando lo metto, ma perché mi piace lo scovolino, che non lascia i grumi sulle ciglia, per quanto io non sappia mettere in modo, diciamo, veramente decente un mascara. E infine sulle labbra non porto niente perché mi dà fastidio. Stamattina ho provato a mettere il rossetto della Essence di mia mamma, ma a me qualsiasi cosa che appiccicosa, che ha un sapore strano, mi dà fastidio, e quindi la levo subito, mangiandomela, diciamo. Quindi ho deciso di mettere soltanto il mio burro di cacao, quello senza nessuna traccia di paraffina e altre cose che fanno male. E questo qui è della Les Cosmétiques, non lo so leggere, ragazzi, il francese non l'ho mai studiato. E all'estratto di propoli e vitamina E, che è dermatologicamente testato, che ho comprato in realtà al supermercato, ora mi è quasi finito, e in tutto prima conteneva 5,7 ml di prodotto. Infine, ragazze, sulle unghie ho questo colore qui della Essence, della linea Color & Go, ed è il numero 05 Sweetest Candy, che anche questo vi faccio vedere nel video haul. E praticamente l'unica cosa che non, diciamo, ho fatto una prova più che altro, tanto stasera mi laverò i capelli, si rovinerà tutto, la dovrò rimettere un altro colore. Io ve l'avevo già detto, mi aveva deluso il colore di questo smalto e l'ho provato anche a mettere sulle unghie, anche sulle unghie non mi piace. Non è brutto, perché comunque è uno smalto, diciamo, lattiginoso, quelli che si mettono sopra il French, e che spero si dica diciamo, che sia maschile, non femminile, la French, non lo so. E, insomma, questo smalto non mi piace, lo boccio, perché non è il colore effettivo che io credevo che avesse, e quindi mi è dispiaciuto tanto. Comunque non c'entra neanche tanto col look, lo so, magari era meglio un colore o che più richiamava la sciarpa e quindi era più sul magenta, o comunque più blu o grigio. Però ieri sera era tardi, io volevo mettere un colore che, anche se magari si rovinava un po', diciamo, non si vedesse, e quindi ho messo questo, che però anche sulle unghie non mi piace, è carino ma non è niente di che. Ok, ragazzi, questo è stato il mio primo video outfit, che sono stata molto felice di girare. Spero di riuscire a tagliarlo e di farlo più corto, perché anche il tutorial che ho fatto ieri alla fine è venuto veramente lungo, tipo dura 20 minuti ed è una palla vederlo, una certa. E anzi, mi dispiace tanto, perché il tutorial, le cose, diciamo, il tutorial è venuto bene, ma quello che ho fatto, secondo me, è venuto veramente uno schifo, ma era tardi, ero stanchissima. Comunque vi lascio qui il link per andare a vedere anche quel video. E niente, ragazzi, spero che il video outfit vi piaccia, e ci vediamo al prossimo video, e un bacione, ciao ciao.